Cristiano alla Juventus, l'affare del secolo, che ha catalizzato l'attenzione dei tifosi facendo passare un po' in secondo piano gli altri colpi di mercato. Ma tanti grandi nomi sono arrivati. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, One Football Italia, al netto di CR7, ha scelto i primi 5 grandi acquisti estivi che potrebbero stravolgere le gerarchie della prossima Serie A. Al quinto posto troviamo un compagno di Ronaldo, Emre Can. Il centrocampista tedesco di origine turca è arrivato a parametro zero dal Liverpool. Il 24enne è un vero e proprio jolly, può giocare nei tre di centrocampo e all'occorrenza anche in difesa. Un gran colpo da parte della Juventus che punta sulla sua voglia di riscatto dopo la sconfitta in finale di Champions contro il Real di Cristiano e l'infortunio alla schiena che gli ha fatto saltare il mondiale russo. Al quarto posto Javier Pastore. La Roma ha messo a segno un gran colpo. 25 milioni per il trequartista sbocciato nel Palermo e maturato in Francia al Paris Saint-Germain, dove è rimasto 7 anni. Di Francesco potrà utilizzarlo come esterno alto, trequartista o seconda punta alle spalle di Edin Dzeko. Il flaco arriva nel momento clou della sua carriera, a 29 anni, è pronto per far spiccare il volo ai giallorossi. Terzo posto per un intruso, Carlo Ancelotti. Questo è stato il primo e vero e proprio colpo di mercato messo a segno da Aurelio De Laurentiis a fine maggio. L'ex allenatore di Juve, Milan, Chelsea, Real e Bayern ha vinto praticamente ovunque. Da qui riparte la corsa del Napoli allo scudetto, sfiorato e sfumato nell'ultima stagione. Ma con un allenatore così tutto è possibile. Piazzamento d'onore per Gonzalo Higuaín, sedotto e abbandonato dalla Juventus ma subito consolato dal Milan. Un colpo da 54 milioni per i rossoneri che si sono assicurati le prestazioni dell'attaccante classe 1987 che in Serie A ha segnato più di tutti in un singolo campionato. 36 gol in 35 partite nel 2015-2016. Il diavolo vuole tornare a sognare con i gol del Pipita. È arrivato il momento di scoprire qual è l'acquisto più pesante del mercato estivo. Rajan Nainggolan, il ninja dell'Inter. Il centrocampista classe 88, dopo 4 anni e mezzo alla Roma, ha deciso di ricongiungersi con Luciano Spalletti, un acquisto da 38 milioni più Zaniolo e Santon alla Roma, che ha messo quantità e qualità nel motore dei nerazzurri, decisi a tornare in vetta al calcio italiano e mondiale. In attesa di altri colpi di mercato, questi, secondo One Football Italia, sono stati, CR7 a parte, gli acquisti più pesanti dell'estate. Voi cosa ne pensate? Commentate qui sotto e non dimenticate di iscrivervi!